Ciao a tutti e prima di tutto buon Natale! Oggi c'è l'anella che vuole una casa con il caminetto e noi gli faremo la casa con il caminetto! No, ho ripremuto niente, ho premuto di nuovo A, ma niente, non ti preoccupare l'anella! E adesso ti faremo una bella casa tutta molto calorosa, yes! Andiamo, allora no, fuori! Prima andiamo a fare l'esterno! Una bella villetta così. Il tetto. Sì, glielo lascio giallo perché c'ha la sciarpina gialla. E l'esterno. Bianco e ora d'oro. Sì, ok, così. La porta. Mi piace, però. Blu. Però gli voglio fare. Anzi, no. La porta. Facciamo inversione natalizia. Ma sì. Porta jingle. Vai. La staccionata mi piace questa, gli facciamo un bel tappeto muschio, sì, bella L. Ottimo, guarda qua. Allora, qui ci metto dei fiori, sì, un po' di ibisco giallo e un ibisco rosso, anche perché c'è cioè, più che fiori c'è spugli. Ok. Sì. Perfetto, tutti i cespugli innevati tra l'altro. Un alberello lo mettiamo qua. Bell'alberellino, anzi questo stile qua, yes. Là. Poi una bella panchina. Sì, ci sta la panchina, ci sta. Allora, qua. Poi qua. E qui. Sì. Allora, ci vuole. In primis un bel... fuoco. Ci sta qui, no, proprio davanti casa. Allora mi sposto casa qua. Il fuoco lo metto lì. Ci passo di qui, sì. E la panca me la metto qua. Una bella panchina di legno. Sì. Che è questa. Girala. Ok, anzi, guarda, faccio così. Ottimo. Così, canta il fuoco, anzi, ne faccio un'altra. Ottimo, così, a chiacchierare di fronte al fuoco. Bene, entriamo dentro. Ho scelto uno spazio molto ristretto. Poi, tra l'altro, vicino alla ferrovia. Ma tanto passa poche volte il treno. Vediamo cosa ci ha portato la nostra cara amica qua. No, Leonella. Il caminetto, la seggiola, dondolo. Che la mettiamo qui. Con accanto i gomitoli. Poi, di fronte al caminetto. Ci mettiamo anche il maxi schermo di fronte da qua, perché adesso vi mostrerò che metterò un altro. Vediamo che stile ha portato oltre a quello. Oh là là, il muro rustico. Ah, le torte, no, mamma mia, una torta di zucchero. La metto un attimino qui. Allora, vi serve un bel divano, quindi rustico. Io direi un bel divano rustico, questa che è una perfezione. Se l'ho sbloccato il divano rustico, no? Il sofà. Rustico! Eccolo qua! Sì! Ci vorrebbe anche la poltrona rustica. Eccola! Tutti attorno al caminetto, così. Perfetto! Ottimo! Ah, il tavolincino basso per appoggiare i piedi. Proprio faccio solo il salotto qui oggi. Proprio il salone, peggio. Là, perfetto, ci vorrebbe proprio... Aspetta, la seggiola è girata male, ecco. Un tavolincino, tipo quelli giapponesi da te che sono bassi. Però se c'è il tavolino rustico, vediamo com'è. Tavolino rustico. Boh, perfetto, là, qui. Aspetta, allora, andiamo un attimo. Ma così va bene. Oh, perfetto. Così, ecco, così è meglio. Se no, si piglia fuoco. Davanti al caminetto. Però qui non mi ci metto a sedere, quindi così. Ottimo. Andiamo a vedere il pavimento a terra. Pavimento è rustico. Da, continuiamo. Torniamo indietro. Reception non mi piace. Esagoni. No, questo no, stona. Non mi piace. È già meglio questo. Comune. Pavimento rustico, perfetto. Anche il pavimento rustico. Allora, poi un bel tappeto. C'era il tappeto? Sì, eccolo qua. M qua. Mamma mia, perfetto. Poi io ci farei.
ma io direi perfettissimo. Vediamo che cosa ha portato, perché volevo, allora, mi metto questa al muro. Poi la torta la metto qui. Poi ci metto la zona per cucire, la macchina da cucire. No, no, aspetta, ho spostato il divano invece che la macchina a cucire. Ok, perfetto, la metto qua. Mi servirebbe una seggiolina per la macchina da cucire. Dov'è? Dov'è? Quella rustica, questa, no? Questi sono i divani, quindi una seggiola classica. Ci metto una tranquilla seggiolina così, antica. Ok, e qui abbiamo anche la macchina per cucire. Va bene, poi si la spostano. Ok, ci volevo mettere, attenzione, attenzione, adesso vedrete, non voglio fare la spia, se non mi perdo, allora qua, vediamo, no, no, televisione ce l'ho già messa, lo stereo, no, tanto c'è la televisione, ci mettiamo la radio alla televisione, allora, beh, intanto bella, come rustico, qua giù, in fondo ci sta, che è una meraviglia, poi, sì, sì. Ora ritorno a cercare, mi è venuto in mente la foto. No, sopra qua. Non mi ci sta, allora la metto qua. Vai, poi. Qua. Ritorniamo a cercare quello che volevo metterci. Vediamo qui. Qui. Sì, sono i mobili particolari. E non è qui. Mannaggia, aggia. Dove sarà? Dove sarà? Vabbè, niente, ci volevo fare un bancone da bar. Vediamo un po' dei banconi. Per le vabbè, facciamo così. No, questo è l'esterno. Questa. Ci metto proprio un distributore di bevande, almeno se uno ha sete. Invece del frigorifero va al distributore delle bevande. Qua. Perfetto. E via. Il frigorifero per magari un frigoriferino per la roba da mangiare, diciamo che non sarebbe male, perché così se uno ha anche fame mentre guarda la televisione si può fare gli spunti. Ne metto di qua, guarda il frigorifero, quello per la cucina lo metto qua, anzi facciamo così, l'angolo spuntini l'ho messo qua, ottimo. Allora, mi serve un nuovo lampadario, diciamo, l'aria condizionata e il riscaldamento, qua, poi, ho sbagliato tasto, torna indietro, allora ci metto, uscita di sicurezza, così, mi è piaciuto, vedi, uscita di sicurezza fa sempre piacere, e continuiamo a sbagliare il tasto, qua, un lampadario, poi ci metto anche una bella coccardina. Visto che siamo sotto le feste, oggi è Natale. Poi. E allora, sbaglio sempre. Una pianta, ma ci fosse l'albero di Natale, ma non ricordo. Allora, prima di questo ci metto un bel lampadario. Non è che mi piace un granché questi, Facciamo le lampade. Sì, ci metto queste. Così, perfetto. Mettiamo la calza dei regali attaccata qua, vicino al caminetto, non mi ci sta proprio il caminetto, quindi attacco lì. Non ce ne sono altre. L'orologio, jingle, perfetto. Sopra la macchina da cucire. Andiamo qua, andiamo a vedere le piante. Sono fiori, non ci sono altri alberelli da mettere in casa. Ci metto questo che assomiglia di più a un alberello. Ok, io direi che è pronta la casa di Lanella. Oh, state, come procede? Finite i lavori? Bye. Oh. Lanella, davvero? Va bene, allora andiamo a dare un'occhiata. Bye. Pam! Vediamo un po' se gli piace la casa con il caminetto. Oh, suspense. Sentiamo un po'.
Mi vedo molto affascinate entrambe. Ah, eccezionale. E vai, abbiamo azzeccato anche la casa. Grazie Nanella per l'applauso e noi andiamo a condividerla nel network delle belle case, quindi se volete passare potete passare. Io vi ringrazio per aver visto il video fino a qui, vi auguro buon Natale, quello è importante, spero che vi abbiano portato i regali desiderati e vi siano piaciuti tanto. E che dirvi? Ecco qua il codice, bene, io vi dico ciao a tutti e buon Natale!